Bisogna fare rete in un ambito interregionale per lo sviluppo delle aree interne. È questo l'imperativo di varie associazioni di diverse regioni del Mezzogiorno che si sono incontrate al Nuovo Hotel di Caserta per mettere a punto una strategia comune. Un incontro voluto dall'Associazione Alto Casertano, presieduta da Antonio De Pandis, al quale hanno partecipato politici ed esponenti di varie regioni del Mezzogiorno d'Italia. Quando è importante fare rete, lo abbiamo chiesto a Gaetano Fierro, già sindaco di Potenza. Prima di tutto, conoscerci già è un fatto essenziale nel nostro meridione, dove esistono delle forme personalistiche che, riportate anche a livello istituzionale, non consentono di poter dialogare in maniera organica ai diversi livelli e portare avanti un programma che interessa l'intera comunità del Sud, per cui è meritorio questo incontro che consente a quattro regioni di incontrarsi e fare una riflessione seria sulla situazione attuale delle aree interne. Va detto che lo sviluppo che abbiamo avuto in Italia ha seguito una direzione geometrica nord-sud. Mi spiego, abbiamo seguito lo sviluppo seguendo il Mar Ligure con il Mar Tirreno da una parte, l'Adriatico e lo Ionio dall'altra parte, per cui le grandi infrastrutture viarie e le grandi infrastrutture ferroviarie hanno seguito questa direzione. Io credo che bisogna adesso invertire la rotta, seguendo, come previsto nel nostro invito, il parallelo 21, attraverso il quale ci consente, con una collaborazione attiva tra Salerno, Caserta, Potenza, Matera, Taranto, di riproporre all'attenzione nostra e all'attenzione dell'intero Paese la questione delle aree interne, che sono le aree che soffrono maggiormente, sono aree assillate dal problema dello spopolamento, dalla fuga dei giovani, dalla mancanza di occupazione, e mi auguro che la riflessione odierna possa focalizzare tutti insieme queste tematiche e trovare un mondo di approccio che a livello di metodo ci metta nelle condizioni di interloquire in maniera autorevole con le istituzioni meridionali e con le istituzioni centrali. È stata poi la volta del presidente dell'Associazione del Mezzogiorno per le aree interne, Giacomo Rosa, che ci ha parlato dell'importanza della giornata di oggi a Caserta. Io credo che oggi sia una giornata importante per le aree interne perché riusciamo a fare rete, a fare sistema e a porre all'attenzione dell'opinione pubblica le problematiche delle aree interne e tutto ciò che riguarda anche i servizi, le strutture e le infrastrutture. Io sono presidente di un'associazione che raggruppa sei regioni del meridione d'Italia, abbiamo rappresentanti di numerosi comuni, di province delle aree interne e la nostra sede è a Potenza. E devo ringraziare al presidente dell'Associazione Alto Casertano, Antonio De Paulis, che ci ha voluto e ha messo su questo coordinamento di associazioni, tant'è che c'era la rappresentanza della Calabria, della Campania, della Basilicata, della Puglia, insomma un po' tutte le regioni che vivono il dramma dello spopolamento, vivono il dramma delle aree interne che, ahimè, parliamo di spopolamento, ma lo spopolamento già è avvenuto di fatto e adesso rischiamo la desertificazione. Il nostro impegno è quello di alimentare una speranza, di sollecitare le strutture, province, regione, governo, affinché si ponga un'attenzione sulle aree interne utilizzando le risorse del PNRR e noi puntiamo molto sulle linee ferroviarie. Sulla sanità territoriale, insomma, sulle questioni che riguardano prettamente i piccoli comuni che stanno scomparendo. Presente anche la Calabria con Stefania Schipani dell'associazione Calabria tra le righe, alla quale abbiamo chiesto se è sempre importante fare rete oppure qualche volta c'è il rischio che si allungano i tempi. No, non si rischia di allungare i tempi, questi sono progetti importantissimi perché senza la partecipazione democratica della cittadinanza attiva e della rete associativa non si può pensare di
far partire la valorizzazione di queste aree interne che compongono una realtà maggioritaria, soprattutto il mezzogiorno. I centri minori, che sappiamo essere una caratteristica di gran parte del territorio italiano, ma soprattutto del sud, se davvero possono rivelarsi come una potenzialità di sviluppo, hanno bisogno della rete dei residenti, dei cittadini. Non si può aspettare sempre un'iniziativa centrale dello Stato se poi non è la popolazione locale, attraverso l'associazionismo, a trovare quell'iniziativa e quella forza per sviluppare quelle potenzialità che ci sono in senso turistico, ambientale, paesaggistico, artistico. Sarebbe bellissimo riuscire a sviluppare un nuovo richiamo e soprattutto contrastare lo spopolamento di queste aree, riportando i giovani. Io penso che le iniziative potrebbero essere tante ed è importante la partecipazione delle associazioni. Infine, ma non ultimo, abbiamo sentito Nicola Russo dell'associazione Taranto Futuro, che alle aree interne dà un valore molto alto. Io vengo da Mare, vengo da Taranto, però non nascondo le difficoltà che le aree interne della Puglia, Basilicata e Campania e Calabria stanno affrontando dal punto di vista economico e commerciale. Allora, la proposta che farò stasera è che di fronte ai grandi viaggi continentali marittimi che snobbano i porti del nostro meridione, di fronte alla via della seta cinese e di fronte ai grandi corridoi marittimi e ferroviari europei, noi, ecco, provocatoriamente proponiamo la cosiddetta trasversalità, che consiste nella presa di coscienza da parte di queste aree interne, ma anche aree del mare, dove insistono i porti del nostro meridione, quello di creare un doppio binario che si basa appunto su questa trasversalità di fronte a questi mezzi di comunicazione intercontinentali, trasversalità che si basa soprattutto nel creare e nel costituire la logistica, ma non solo la logistica consistente nel contenere le merci in un capannone, ma la cosiddetta logistica smart, quella di utilizzare e trattare le merci per poi darle ad una importante movimentazione marittima, dato che le aree interne della Campania, della Basilicata, ma della Calabria, della stessa Puglia, hanno a pochi chilometri dei porti importantissimi. Quindi smistare queste merci prodotte all'interno di queste aree interne per trasferirle e movimentarle con i trasporti marittimi. Adesso ci sono gli aliscafi commerciali come quelli norvegesi che in poco tempo arrivano a destinazione e anticipano addirittura i viaggi di treno e i viaggi delle navi. Chi arriva prima in questo trasferimento di merci vince nel mercato europeo. Bene, dal Nuovo Hotel di Caserta è tutto. Lorenzo Applauso e Marianna Sartore per casertasera.it.